questa, mi auguro per tutti voi, piacevole chiacchierata, io do subito il benvenuto a Matteo Guardelben. Ciao Teo, buondì! Ciao, buongiorno, speriamo che sia piacevole per tutti, come deve, chiacchierata. Deve esserlo Matteo, deve esserlo, anche perché insomma, mi devi innanzitutto dire cosa vuole dire per un veronese avere il piacere e la fortuna di vestire la maglia dell'Hellas. Ma guarda, credo che l'ho ripetuto tante volte, sono quelle situazioni, quelle emozioni che difficilmente... Allora, si possono capire, ma non si possono arrivare, non puoi arrivarci fino in fondo, perché quando tu vai allo stadio, vai da tifoso allo stadio, quindi vedi la tua squadra, considera che io ho visto l'anno dello scudetto, quindi ero un piccolo, però con i miei genitori andavo a vedere parecchie partite, sono andato anche tanti a vedere tante trasferte, rischiando anche, perché infatti ancora oggi con mio padre e mia madre dico, ma vi rendete conto di cosa mi avete fatto fare quelle... Perché forse tu non ti ricorderai, però delle partite tipo Atalanta-Verona, cioè, c'è stato il disastro, io ho visto di tutto in strada, perché adesso c'è la polizia che controlla e anche allora c'era, ma era molto 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 più rischioso. E quindi sai, vai a vederti, passi dall'essere tifoso, ragazzino, bambino, a entrare nello stadio che andavi e dove sognavi di poterci entrare, perché alla fine credo che il ragazzo che inizia a giocare a calcio deve per forza iniziare per un sogno, deve iniziare per quello che ha dentro, sicuramente perché gli piace giocare a calcio e deve continuare ad ambire per arrivare in quel monumento che è lo stadio. Puoi dirlo, sai quanto poi la gente di Verona è affezionata anche al Bentegodi, che ovviamente nell'anno 84-85 ha raggiunto l'apice del successo, una cavalcata trionfale, fatalità poi col sorteggio arbitrale, il Verona è riuscito a vincere appunto lo scudetto grazie al maestro Osvaldo Bagnoli, anche lì sarà stato un caso, però fortuna vuole e bravura soprattutto dell'allora dirigenza di essere riusciti a metterci il tricolore sul petto nella stagione 85-86, una cosa, mi permetto di dire, forse irripetibile, Matteo. Infatti ti volevo proprio interrompere e dire quello che stavi dicendo, è stata tanta bravura, però ad oggi è quasi impossibile che possa succedere. Allora, impossibile no, perché sai, nel mondo tutto può accadere, perché se Certo. guardiamo anche in Inghilterra e Leicester, non, Bravissimo. Nessuno mai poteva pensare anni fa che potesse vincere il campionato, quindi può succedere, però servono talmente tante situazioni, tante alchimie, per poter centrare quell'obiettivo. Diciamo che allora il Verona è stato fortunato perché le squadre di livello alto facevano un po' fatica, però sono quelle storie che ti fanno sognare, sono quelle storie credo che ti facciano, come è successo adesso non mi ricordo se sono 3 anni fa in Inghilterra, insomma penso che tutto il mondo si sia messo a guardare le partite di quel campionato, già tanti lo fanno, però anche quelli che non lo facevano, insomma sono quelle situazioni che ti riavvicinano, se non, cioè già non bastasse, al mondo del calcio. Perché Assolutamente. solo in questo mondo può succedere, credo. Bravo, puoi dirlo. Ascolta, Matteo, Verona è sempre stata una piazza che ha cresciuto, allevato, scoperto dei portieri di indiscusso valore che poi hanno fatto una grandissima carriera e mi permetto di dire che tu sei anche uno di questi, perché hai avuto appunto la fortuna di essere cresciuto nell'Hellas Verona. Quindi io con te vorrei che facessimo un attimo il tuo percorso con l'Hellas Verona. Cosa ricordi del tuo primo impatto con la maglia gialloblu, innanzitutto? Ma allora guarda, io inizialmente, siccome io sono nato a Nogara e cresciuto però, ho vissuto sempre a Legnago, però diciamo che i miei genitori vivevano a Nogara, i primi 2 anni di una scuola professionista l'ho fatta a Mantova ed ero piccolissimo però perché avevo 11 anni, quindi poi nel momento in cui dovevo firmare il classico 4 anni del contratto, Il famoso non è un contratto cartellino. dove guadagni, ma ti leghi alla società. Lì mi sono un po', probabilmente non so se era la mia presunzione, era la mia follia, non so. Io sono andato dai miei genitori e ho detto: sì, io mi devo legare perché era un sacrificio per un ragazzo di 11 anni. Perché da Legnago a Mantova, insomma, diciamo che 3 volte la settimana diventava un peso fare avanti e indietro. L'impegno. E non sentivo quell'emozione, diciamo, quando andavo al campo, ma perché mi sembrava di essere, io sono passato dal Legnago al Mantova, no?
cioè essere a Mantova per me era come essere a Legnago sostanzialmente, cioè non vedevo niente di diverso, anche perché se andavo ad affrontare squadre in quel girone avevamo il Bologna, la Reggiana, cioè dove c'era all'epoca un settore giovanile molto importante, quindi vedevo questi ragazzini della mia età trattati con i guanti, quindi con le borse belle, con le tute belle, tutto quello che insomma un ragazzino alla fine a quell'età lì va a vedere. E anche ho detto, cioè io se devo giocare a Mantova e fare tutti questi sacrifici preferisco tornarmene a Legnago. E lì la mia fortuna è stata che nel frattempo considera che ci sono stati fatti altri provini, perché poi sai, si è saputo che io volevo andare via da Mantova, ho fatto un po' di provini in giro. C'è stato il momento che dovevo andare, avevo praticamente quasi l'accordo con il Genova. Ok. Ci parla sempre il settore giovanile, quindi certo, ricordiamoci, certo. Ricordiamoci che avevo 13 anni. Ero tanto boccia. E poi invece mia madre, nel momento in cui aveva capito, perché forse non aveva realizzato bene cosa dovevo fare, dove andavo, lei mi ha fatto sempre fatto i provini, probabilmente anche convinta che non mi avesse mai preso. Perché ha detto tanto sì, lo faccio andare, gli faccio fare questa cosa, ma tanto non lo prenderanno. E invece il Genova mi aveva preso. Allora il Genova era un bel settore giovanile, solo che mia madre, al momento che doveva accordarsi per cosa, sai, dove dormivo, chi mi seguiva, ha detto no. Ha detto no, cioè io mandare mio figlio così lontano non mi va di mandarlo. E lì è stata la mia fortuna, perché poi il segretario della prima squadra del nostro amato Hellas era di Mantova, che era Bertolini. Bertolini, certo. E lui, siccome alla domenica mattina, io allora si giocava, ero piccolo, giocavo domenica mattina, veniva sempre a vedere le nostre partite e ha saputo chiaramente da segretario, conosceva un po' tutte le dinamiche delle società, poi di Mantova ancora di più, ha saputo che io non firmavo per il Mantova e che un giorno arriva la telefonata a mio padre di se potevo andare a fare una chiacchierata, chiaramente mio padre, non io, perché insomma, mio padre l'unica cosa che mi ha fatto, mi ha chiesto, ma ti piacerebbe andare a giocare nell'Hellas? Prova a immaginare, da dover andare a vivere in una squadra che sì, sapevo cos'era, però la squadra della mia città, e qua ritorno un pochettino a quella domanda che mi hai fatto all'inizio, giocare nell'Hellas, cosa significa? Guarda, dalla bassa, perché io mi ritengo, sai, io quando si parla con i miei amici, io sono quello della bassa, no? Quindi, esatto. Vabbè, non dimenticano mai. E qui dalla bassa, allora cioè, c'erano due o tre giocatori del settore giovanile che sono venuti a giocare. Uno si chiamava Marangon, cioè si chiama Marangon Davide. E in quel momento, sai, quando lui aveva firmato per il Verona, giocare nel Verona, per me era la cosa più bella, cioè non sai, vederlo poi arrivare nella scuola, vederlo quella tutta del Verona, dell'Hellas, cioè è stata... E il mio sogno era quello. Quando mio padre mi ha chiesto, ma ti piacerebbe? Io ho detto, ma si può veramente? E lì mi ricordo poi che, insomma, siamo stati da... Sai che adesso i nomi non mi ricordo, penso Polato può essere quello del... Ecco, siamo stati, mi ricordo, in ufficio da lui che ha voluto conoscermi e lì praticamente mi hanno fatto sottoscrivere il contratto di 4 anni e ho detto qua firmo anche 8, non bastano 4 se volete. E lì poi... È iniziata la tua avventura, quindi così... Lì poi è iniziata la mia avventura, poi sai, le varie trafile, i vari campi di allenamento, cioè dispersi nella città, i vari su e giù dalla bassa... I momenti difficili, di sconforto, perché poi sai, ci sono tante cose belle, ma ci sono anche tante cose che, tra virgolette, per un ragazzo di quell'età lì, insomma, da superare in certi momenti è un po' difficile, sai, perché poi ci sono i rapporti, per quanto tu vivi nel tuo paese, però le persone che tu hai vicino non le vedi, però insomma c'era sempre davanti quel sogno, e quel sogno ti dico era entrare al Bentegodi. Giocarci perché basta comprare un biglietto di Amine. per me la cosa che avevo davanti, avevo proprio il mirino, il centro che volevo arrivare lì. E poi sai, serve tante, l'ho sempre detto anche l'altra volta che ci siamo incontrati, serve anche tanta fortuna.
Ah, bene, serve fortuna, quella, certo. Serve fortuna, serve essere pronto, farti trovare pronto nel momento giusto, servono persone che credono in te, tante componenti, e insomma, diciamo che ce l'ho fatta. E come? E purtroppo, ti dico quello che ti stavo accennando, è che non ho potuto fare quello che avrei voluto, ma non perché per colpa di altri, ti dico la verità, perché poi alla fine in certi momenti si fanno delle scelte, che è quello, io avrei voluto rimanere a Verona per tanti più anni, probabilmente dopo andare a fare qualche altra esperienza, perché insomma è sempre bello, tra virgolette, confrontarsi con altri posti, però avrei voluto proseguire. In quel momento là, purtroppo, delle varie dinamiche, sia mie personali che erano contrattuali, sia della società che giustamente guardava solo il suo, perché poi bisogna, non ha dato importanza di avere un portiere di Verona nella propria città, ed io purtroppo, sei messo di fronte a un cambiamento di vita totale, perché insomma, dopo un certo punto diventa un lavoro. E ho fatto quella scelta, e probabilmente, ecco, non so se tornassi indietro, se a volte ci penso, non so se la rifarei nello stesso modo, probabilmente rinuncerei a qualcosa per poter rimanere lì, anche se era diciamo dura a livello mentale, però era talmente bella la sfida, dura a livello mentale, perché ti spiego il perché stai giocando nella propria città, dove tu sei tifoso di quella squadra, dove conosci praticamente, diciamo, il 60-70% dei tifosi, compresi quelli che vanno in curva di allora, diventava problematica, però era bello. Ti scontravi ogni giorno, perché poi considera che io ho fatto il titolare nel momento in cui, cioè nell'anno di Serie A, ma siamo retrocessi. Però anche in quella situazione di difficoltà, era talmente bello il confronto, anche acceso in certi momenti, che però ti permettevano di fare, perché il bello del tifoso del Verona, io ti parlo, oggi non ci sono dentro, quindi ti parlo di quando c'ero io, però probabilmente penso che sia uguale, perché poi alla fine la gente cambia, però la storia rimane, credo che vengano tramandate certe emozioni, e quindi no, credo che il tifoso del Verona si comporti, cioè c'è una crescita legata a chi c'è sopra di te, quindi sono convinto che sia così, quindi la discussione è animata, però c'era lo stesso il rispetto, e questo ti permetteva poi alla fine di poter confrontarti, capito? Anche in certi momenti con parole grosse, però immagino. Il ricordo che ho io, nonostante che è stato un anno purtroppo tribolato, perché se la retrocessione purtroppo te la porti dietro, però è stato fantastico quello che mi ha dato la gente di Verona. Anche perché, caro Matteo, il tuo è un calcio che fu, anche se comunque non è che parliamo di tantissimi anni, però no, in questi anni è stato rivoluzionato. Pensiamo solo a dove tu ti allenavi, ovvero all'antistadio. Cioè, io mi ricordo, io c'ho ancora un tuo pantaloncino che tu mi regalasti al termine di un allenamento, è stato l'anno della promozione 95-96 con Attilio Perotti. Io, cresciuto qui al quartiere stadio, i miei pomeriggi li passavo, cosa facevo? Partivo da casa, arrivavo sotto la curva sud, dove allora c'era la sede, andavo dalla cara Elena, mi facevo dare o la cartolina, o il portachiave, o la spilletta a gratis, apro chiudo parentesi, venivo all'antistadio, dove c'erano flotte di persone che tutti i pomeriggi vi seguivano, e la cosa più bella cos'era? Poi, al termine dell'allenamento, aspettarvi, scambiare una battuta, fare un autografo, cioè c'era una disponibilità da parte vostra, avevate un lato umano che, ahimè, è venuto sempre meno. Cioè, anche adesso i ragazzini hanno questi idoli, ma li vedono tramite TV, tramite social, non c'è minimamente il contatto, Matteo. Sì, allora, chiaramente io non vivo il calcio di oggi, però capisco quello che stai dicendo, perché c'è un... Intanto è cambiata la società. Quindi partiamo da un presupposto, come hai detto te, il contatto che c'era una volta, ma in generale, non solo nel calcio, è completamente diverso. Quindi quando ti parlavo prima, il mio sogno era giocare
al Bente Godi era legato a, come dicevi te, andare a vedere la partita del giovedì del Verona quando veniva il Legnago. C'era il paese che si bloccava, le scuole addirittura a un certo punto, no, chi doveva si fermavano, ma perché tutti i bambini volevano andare e ci si trovava a riempirlo. Considera che poi io ho fatto le amichevoli del giovedì a Legnago e quindi provavo questa emozione dall'altra parte. Certo. Adesso sicuramente, cambiando in generale il mondo, sei i social, la TV, tutto quello che ti porta a queste cose, tra virgolette, belle, in certi momenti sono diventate necessarie, però ti allontana a quello che è il rapporto con la persona vicina anche, quindi figuriamoci con quello che è il proprio idolo. E poi arriviamo invece alla quella che è una problematica che io negli ultimi anni della mia carriera, dove diciamo, parlavo e cercavo di far capire ai miei dirigenti, il calcio è diventato un'industria. E come? Cioè, e di cioè, i numeri parlano, quindi non possiamo, viene trattato come tale. E senza però pensare che quello che fa innamorare la gente al calcio, oltre che la partita, è il rapporto con i propri idoli, con le persone vicine, che possono essere giocatori titolari, ma possono essere giocatori che danno un'immagine positiva, perché tante volte in una squadra viene, tra virgolette, amato più quello che sa gestire certe situazioni, più quello, come dicevi, hai fatto l'esempio te, finisci l'allenamento, resti lì a fare due chiacchiere, quindi diciamo che il campione anche allora, perché nelle squadre ce n'erano due o tre, non ce n'erano tanti come adesso magari, delle grosse squadre, il campione, tra virgolette, si faceva un po' sempre gli affari suoi, sempre in maniera educata, però c'era tutto un contorno del resto della squadra che dava umanità, e la dava il massaggiatore, ti ricordi Stefani? Cioè, c'erano, tra virgolette, personaggi che o con una battuta o con un'offesa, perché dopo ci servono anche queste cose, però si creava quel rapporto umano che ti faceva amare. E come ti dicevo prima, io gli ultimi anni ho sempre detto, e ti faccio l'esempio proprio, è talmente diverso il rapporto che hai anche con il settore giovanile, cioè quello che viene creato dalle prime squadre al settore giovanile, quello che viene creato tra le squadre e i tifosi. Purtroppo il mondo corre così e non si può. Cioè, adesso io, per dirti, io mi ricordo allora andare ai club, per me era una cosa bellissima. Cioè, io credo che oggi sia difficile portare un giocatore al club, cioè ti deve veramente obbligare, ma era bello perché era bello anche berti un bicchiere di vino col tifoso. Cioè, non è che ti stava lì, chiaramente tu dovevi essere cortese, perché voglio dire, di fronte a certe domande devi essere cortese, devi saper rispondere, ma il tifoso, tra virgolette, ti ama, cioè non è che lì ti critica, ma ti ama, e di conseguenza gli piace proprio il confronto. Oggi, io gli ultimi anni che io ho fatto nel calcio, e adesso credo ancora di più, non c'è più questo contorno, non c'è più. Ma tu basta solo che pensi quando uscivi dagli stadi una volta. Cioè, mi ricordo, cioè, tu avevi la possibilità di uscire, avevi la possibilità di metterti davanti alla gente, adesso il contatto non c'è neanche più. Cioè, io adesso non so l'Elas come si comporti. Noi uscivamo direttamente da dove passavamo di mezzo alla gente. Oggi mi sembra, almeno io gli ultimi anni che ho giocato al Bente Godi, cioè non c'era proprio neanche più il contatto col tifoso, Che uno pullman e torni via. Cioè, una volta eri obbligato a fare questo, cioè ti obbligavano, ed era la cosa bella. Oggi non c'è più. Come io trovo una follia, adesso non parliamo di Verona, ma parliamo di se ogni tanto mi piace anche guardare le immagini degli altri, dei campi d'allenamento, sai che ci sono collegamenti ovunque. No? Quindi certo. Mio figlio si vede, cioè io ti dico una squadra, cioè io vedo i tifosi della Juventus che vanno fuori dal posto, che aspettano come se che è normale che sia, perché voglio dire, è proprio
e non passa nessuno, cioè è una tristezza. Che è ancora peggio. Cioè, per me vedere quelle immagini, quando le vedo, è come una pugnalata, ti dico la verità, perché dico, ma com'è possibile non capire che quello che fa diventare grande il calcio è l'amore che provano quelle persone. Bravissimo. Quindi io, è quello che dicevo ai miei dirigenti, era proprio, io obbligo la gente. Chiaramente, è chiaro che se tu, Cristiano Ronaldo, ti esce, cioè, devi creare una sorta di protezione, perché voglio dire, però la devi creare perché non è abituato il tifoso, perché il tifoso altrimenti ti rispetterebbe. Quindi, ok, tu inizia a creare, tra virgolette, un cordone di sicurezza, però fallo avvicinare, cioè dai la possibilità di firmare l'autografo, fagli fare una fotografia, perché tanto il tifoso non è lì per picchiarti, voglio dire, ah, perché altrimenti è lì per amarti. E queste sono le cose, ecco, purtroppo, che mi vedo ogni volta, mi fanno male, cioè mi fanno male a livello umano, cioè a livello chiaro, Per quei tifosi che sono lì, che si fanno la giornata, che vanno, che non vedono l'allenamento, perché purtroppo non riescono né a vedere l'allenamento, e vedono solo le macchine passare dei propri tifosi. Cioè, questa è una roba folle, secondo me, capito? Mi trovi no d'accordo di più, non ti dico poi al giorno d'oggi, come ha detto i lavori, quanto ci vuole, cioè se tu fossi un tesserato adesso del Verona, noi non potremmo parlare, salvo l'accordo precedente con la società, permessi, contropermessi, insomma è un altro calcio, però parlando di bello, un altro calcio, caro Matteo, che... Ah, ma anche queste sono belle, molto belle, però diciamo che giustamente hai messo in luce il pensiero dei tanti, ovvero che è un calcio tra virgolette malato, questo è un calcio dove ha come unico obiettivo il business, e la dimostrazione è quello che sta accadendo adesso. Purtroppo c'è il Covid-19 che, ahimè, ci ha rivoluzionato la vita, però stiamo vedendo appunto la fatica che fa il gioco nel calcio nel dire basta, ci fermiamo, pensiamo già alla prossima stagione. Ma questo perché? Perché è un'industria terza d'Italia, ci sono dei diritti televisivi, una serie di conseguenze legate a cosa? Non, come dici tu, alla passione del tifoso, ma legata esclusivamente al vile dio denaro. Però qui mi fermo, perché sennò potremmo aprire più e più capitoli. Guarda, io adesso posso dire quello che voglio, no? Quindi, non sono più tesserato, quindi... Ma puoi dire quello che... Perché, no, nel senso, non essendo tesserato, non c'è nessuno che mi può censurare, mi può dare qualche multa, quindi posso dire quello che voglio. Cioè, la mia opinione su quello che stai dicendo è proprio questa. Cioè, quando tu sei in questi giorni, magari ti chiama qualche giornalista, ma anche con gli amici stessi, ci confronta, e ci si ferma un attimo a pensare qual è il motivo del perché il calcio vuole a tutti i costi riniziare, e l'hai centrato te. Cioè, io quello che dico sempre, dovrebbero esserci in primis un motivo, che è il tifoso, cioè tra virgolette dà la possibilità al tifoso di riprovare piacere dopo tutti questi mesi. Però è anche vero che il tifoso non è stupido, cioè, se tu non mi permetti di fare una passeggiata fuori casa, cioè come puoi pensare che fra 2 mesi io posso rientrare dentro uno stadio, cioè quindi dopo tutto quello che è successo. Quindi mettiamo da parte questa passione. L'altra è esclusivamente economica, perché insomma, da quello che si legge, credo che tutto quello che gira il calcio riesce a funzionare esclusivamente per i diritti TV, per tutto quello che ti rientra. Quindi loro vogliono arrivare in fondo al campionato esclusivamente in questo modo, ma la troverei assurda, ti dico la verità, ma anche per i giocatori, perché poi io, sai, tanti giocatori giustamente vogliono ritornare a giocare perché è la loro passione, di conseguenza, ma giocare in uno stadio vuoto, e lì ritorniamo al discorso di prima che si diceva, ritornare a giocare dove, tra virgolette, non si sa che cosa può succedere, perché stiamo parlando che, se vuoi che parliamo un attimino di questa situazione che stiamo vivendo, vuol dire, siamo ad informazioni, a spot, cioè ti dicono delle cose, ne succedono altre, quindi, cioè, io sono convinto che tutto quello che sta succedendo ce lo porteremo avanti per tantissimo tempo. E poi una cosa che io mi chiedo, anche la stessa cosa, come puoi pensare di tenere, perché l'unico modo per far giocare le squadre è tenerli in ritiro per 2 mesi. Bravo, cioè, devi
due mesi e mezzo, perché poi non so, Champions, non so che cosa succederà, perché sai, alla fine non ma ecco, Matteo, che mancano per la Serie A 124 partite per terminare la stagione. Okay. Tu come puoi pensare di... Infatti, guarda, mi sono confrontato con, chiacchierando con un mio amico che fa il fisioterapista alla Lazio, e io ho detto, ma ti rendi conto che tu probabilmente da qua a settembre, non lo so, fine agosto, cioè tu non potrai mai uscire di casa, tu non potrai, perché non puoi avere contatti, se realmente decidono di fare una roba del genere. E comunque, insomma, alla base di tutto, per me il calcio deve funzionare. Allora, a porte chiuse può funzionare per una, due, tre partite perché c'è un'emergenza, altrimenti non ha senso che vada avanti. Questo è il mio pensiero, chiaramente. Poi dopo mi piacerebbe sentire, cioè sei più diretto contatto con i tifosi, quindi mi piacerebbe sapere che cosa ne pensano loro, cioè se gli piacerebbe vedere finito il campionato senza la tifoseria, vedendo gli stadi vuoti, se basterebbe quello. Secondo me no. Poi magari mi sbaglio. Ma poi Matteo, si è arrivati perfino a dire non giochiamo al nord, giochiamo nel centro-sud perfino. Cioè siamo arrivati anche a questo. Cioè, ma cose veramente allucinanti. E poi, tu che hai parlato con tuo amico fisioterapista della Lazio, ma tu lo sai che il tuo amico avrà il periodo di lavoro più importante della sua era da professionista? Perché tu da ex giocatore, ma nel momento in cui tu riprendi dopo due mesi l'attività, Minimo è una contrattura, minimo, se ti va bene, vero? Quindi anche dal punto di vista fisiologico, oltre che mentale, che è un aspetto che non viene mai considerato, secondo me, a dovere, perché comunque c'è timore, e questo maledetto virus non guarda in faccia a nessuno, abbiamo visto i casi della Serie A, a parte che sono sempre convinto che non ce la stanno raccontando a pieno, basti vedere il discorso ieri del Premier Conte, ma ci rendiamo conto cosa non ha detto, perché alla fine non ha detto nulla. Cioè, ma lì vuole entrare in politica perché io ho deciso di creare. Sì, non è il nostro compito in questo momento, perché altrimenti si aprirebbero purtroppo. Abbiamo già. Però condivido sulle cose che stai dicendo, nel senso, perché se tocco l'argomento di quello che stiamo vivendo in questo momento qua, lasciando da parte un attimo il calcio. Purtroppo noi dobbiamo fare quello che ci dicono, sicuramente, però è anche vero che abbiamo una mente e abbiamo anche, tra virgolette, insomma, penso che tutti quanti abbiamo la possibilità e la capacità di ragionare, di pensare. Cioè, quello che a me dispiace è che in questo periodo mi sento trattato come un meno matto, cioè, mi sembra di essere, ero convinto di vivere in una democrazia, invece purtroppo non me la fanno passare come una democrazia. Ma che democrazia. però insomma, questo dopo, noi come cittadini, io sono direttore, quindi quello che voglio trasmettere è che cerco, dobbiamo stare alle regole che ci dicono, questo per giustissimo, forza. Giustissimo. Dopodiché però posso dire il mio parere, quindi... Spero che questo non ho condiviso come venivano date le informazioni, il terrore che è stato creato nei confronti delle persone. Purtroppo perché tutti dicono questo ci porterà a migliorare il rapporto. Io purtroppo sono convinto che è il contrario. Giusto. Il rapporto migliorerà sulle persone che erano già predisposte per essere migliori. Le persone con delle problematiche, e ti assicuro che io quelle volte che esco per portare fuori il cane o per andare a fare la spesa, che succede veramente poco, perché qua a Parma, io vivo a Parma, è quasi impossibile da fare la spesa perché ci sono delle file ancora incredibili, si vede che la gente va a respirare un po' d'aria, però quello che ti rendi conto è proprio che la maggior parte delle persone, per la paura che gli è stata inculcata, da quello che vedo io, si chiude ancora di più. Verissimo. C'è proprio un allontanamento ancora di più. Chi era già predisposto, quindi quelli che incontri, resteranno quello che erano. Quelli invece che avevano, e secondo me, voglio dire, lì entriamo su degli argomenti anche qua che non fanno parte del nostro mondo, però cioè, se non mi ricordo quanti milioni di italiani fanno uso di psicofarmaci che non riescono a dormire, cioè quelli che sono tantissimi da quello che avevo letto, non mi ricordo il numero, non voglio darti una nozione che non sia giusta, ai nostri ascoltatori. Però tutte queste persone in questa situazione, come dicevi te, non hanno mai pensato a cosa li puoi creare a queste persone. Scherzando, queste persone purtroppo, dal mio punto di vista, avranno delle problematiche che sono proprio l'allontanamento
cioè, saranno ancora più distanziati, e questo è un peccato. Quindi questo chiudiamo un attimo, perché sai perché sennò andiamo a inoltrarci veramente in un campo a dir poco minato. Solo che noi dobbiamo fare quello che ci dicono, però pensando con la nostra testa, anche a un certo punto dobbiamo seguire le regole. Bravi. Però bisogna anche un attimino pensare, anche perché sai, bisogna pensare a chi in questo momento, oltre, parlo da cittadino, ma penso al lavoratore. Cioè io, se togli l'energia al lavoratore, e io ne ho tanti amici che hanno bar, che hanno ristoranti, che hanno che fa i parrucchieri, che fanno cioè, tanti i settori, cioè se togli, e in questo modo purtroppo glielo stanno togliendo, l'entusiasmo a queste persone, è veramente problematica. Io vorrei, ecco, che riuscissero a capire, infatti, un pochettino, cioè, il fatto di non continuare tutti i giorni a dare quelle, a martellare con quante persone, con questo, cioè alla fine sì, era giusto fino a un certo punto, ma dopo creare il terrore nei confronti di tutti è, per me è sbagliato, in una democrazia, però poi ognuno non siamo noi a decidere, sono altri, noi dobbiamo stare alle regole. Però chi sta decidendo pare che non abbia minimamente le idee chiare, di conseguenza meglio cambiare subito capitolo. Cambiamo. Sono arrivati tantissimi messaggi e tanti ti ricordano con molto affetto. Io te ne voglio, guarda, ne voglio anche in sovrappressione, ma te lo leggo io, perché Massimo scrive: io mi ricordo che all'età delle scuole superiori, durante una partita del giovedì in provincia San Giovanni Lupatotto, mi hai lasciato entrare in campo per calciarti un rigore con tutti i ragazzini miei coetanei dietro la porta, e feci un gran gol con i tuoi complimenti di Totò De Vitis e gli altri. Era una bella occasione per avvicinare il pubblico, gli appassionati, di tifosi. Ecco, questo è il sunto di quello che noi abbiamo detto poc'anzi, ovvero il rapporto che c'era tra il calciatore e il tifoso. Era linfa vitale per il tifoso, ma mi permetto di aggiungere anche per voi, perché senza il tifoso il giocatore che cos'è? Niente, mi permetto di dire. Non è niente. Guarda, ti faccio, queste sono le cose belle, mi fa piacere che vengano, che qualcuno, cioè nel mio essere di uomo, nella mia mente e fatalità, ti dico, perché certe volte ho paura di aver fatto brutte figure, perché sai, in certi momenti magari c'è anche il lato umano, quindi se tu vivi una situazione, però fortunatamente, però ad oggi tutti quelli che mi dicono guarda che ero dietro la porta, magari, ma anche poco tempo fa mi è successo che un mio amico mi fa guarda che ho incontrato una persona mi ha raccontato di un aneddoto che tu dovevi, quando giocavo a Piacenza, questo, non quando giocavo nell'Elias, che hai fatto, c'era un ragazzino che raccoglieva i palloni, veniva sempre a raccogliere i palloni, e io ho detto, mi aspettavo, non li avrò mica trattato male, perché sono miei. Considera che lui ha iniziato a fare il portiere perché tu gli hai regalato un paio di guanti. E ha un ricordo bellissimo. Quindi sono quelle cose, sai, che anche... cioè io sono un essere umano, cioè sono quelle cose che ti fanno crescere, ti fanno star bene. E tornando al rapporto il tifoso calciatore, se non c'è il tifoso il calciatore non è nessuno, perché i diritti TV ci sono perché, tra virgolette, c'è il mondo calcio che muove tutto quello che muove. Il tifoso, quindi, che paga l'abbonamento a Sky, DAZN e compagnia bella. Quindi sono quelle circostanze che... tornando a quello di prima, io ti racconto un altro aneddoto che magari può essere simpatico e può far piacere alle persone sentirlo. Cioè io avevo lo stesso procuratore di Del Piero, no? Che è d'amico. Grande Andrea. E quindi Del Piero allora, cioè proprio quando io giocavo nell'Ellas, siccome d'amico aveva aperto un negozio di occhiali a Peschiera, aveva invitato un po' i giocatori nostri dell'Ellas, così, e era venuto anche Alex. In quel momento ti assicuro che Del Piero è rimasto per 2 ore appoggiato in un angolo della stanza, del negozio, a firmare autografi. Chiaramente io ne ho fatti un po', ma tutti quanti erano per lui. E lì ti fa capire l'intelligenza in primis, perché insomma poi si è visto l'intelligenza dell'uomo e del giocatore Del Piero. Però... io gli ho fatto una domanda allora, perché io avevo appena iniziato, ma che cosa provi? E mi fa, che cosa provo? Questo è quello che mi permette di fare quello che sto facendo. Cioè, quindi le 2 ore perse erano 2 ore, non erano perse, erano 2 ore per costruire un rapporto con la gente. Perché tutte quelle persone che si sono fatte fare l'autografo, quei bambini che si sono fatte fare l'autografo,
sono stati contenti per una vita ed oggi probabilmente quando tirano fuori ricorderanno. Si ricordano quel momento. E questo è quello che muove la passione del calcio, cioè ci deve essere. Anche perché poi, adesso ti faccio vedere una foto che abbiamo fatto l'anno scorso al Memorial del buon Roger. Aspetta che mi avvicino perché non ci vedo tanto. Nonostante il mio cognome non ci vedo tanto. E il coro anche. E il coro e anche. Il coro. È stato. Grandi buttei, guarda, veramente. Ma questa foto qui... Mamma mia. Cioè, parliamo di uno, signori, che a Verona è un'istituzione, vero? Nonostante le sue problematiche, è uno che ha seguito in lungo e largo l'Hellas Verona. Come si può dire a un tifoso, come può essere il buon Battista in questo caso, no, non vieni allo stadio? È una bestemmia. È una bestemmia. No, ma anche perché cioè, adesso ritorniamo su... è togliere vita. Bravo. E di conseguenza non ha senso di essere vita. Bravo. Cioè, io la vedo in questo modo, sai. No, ma guarda, mi trovi pienamente d'accordo con te, Matteo. Parlando... Allora, Battista, scusami, ti interrompo. Ho avuto dopo, penso, saranno 25 anni che non lo vedevo praticamente, l'ho rivisto in quell'occasione lì e poi ho avuto la fortuna di partecipare e di andare nella casa di riposo, tra virgolette, dove si occupano a Monteforte Alpone, che hanno organizzato una festa, eravamo io, Tommasi, Fattori, un po' per raccogliere un po' di soldini per e un po' anche per fare un po' di pubblicità a questa struttura, e l'ho rivisto lì, quindi dopo tanto tempo, neanche giro di un anno, l'ho visto due volte. Grande, grande, Battista, grandissimo. E parlando sempre di calcio, perché comunque il nostro filo conduttore deve essere solo e esclusivamente il gioco più bello del mondo, quello da fare, che è il calcio. Appunto, ricordiamo la promozione di con Attilio Perotti in panchina, perché tu all'inizio partisti anche come titolare. Perché... No, guarda, io lì, se torno indietro, è stata una delusione per me, ti dico la verità, all'inizio, perché ci credevo di giocare, perché io non ero titolare, io sono tornato, avevo capito cosa dovevo fare, però poi... per un infortunio ho avuto la possibilità di iniziare a giocare e era andata molto bene, anche perché sai, avevamo fatto risultati, avevo fatto discretamente bene, ero convinto, ho detto ecco, è arrivato già il mio momento subito, perché se io arrivavo qua, torniamo sempre, il giocatore deve essere umile ma presuntuoso, cioè quindi deve avere un attimino di ego per affrontare determinate situazioni. Quindi io arrivavo da un anno in Serie C dove ho fatto molto bene, sono arrivato lì a Verona, ho detto Massese, dove eri? Alla Massese, bravissimo, e ho detto ecco, eri già arrivato, quindi adesso non lo mollo più, e invece sai, lì è stata fatta la scelta societaria e dopo ho capito che è anche giusto così, comunque, perché sai, quando tu hai spendi delle parole con dei, e mi era capitato a me dopo, mi è capitato in futuro, cioè, nelle squadre successive, quando tu, ci sono delle gerarchie, cioè non puoi far fuori un giocatore perché quel giocatore non sta bene, e di conseguenza è stato giusto che l'allenatore abbia fatto ritornare in campo a Casazza, perché era lui il portiere titolare, perché gli aveva detto che lui era il titolare, e da quel momento lì poi insomma è stata una cavalcata, perché abbiamo fatto, a parte un momento un po' di crisi, però abbiamo fatto un'annata stupenda con dei compagni di squadra meravigliosi, ti dico, perché proprio abbiamo vissuto un, come posso dirti, io ricordo di giocatori che sono, appunto, hai detto Teddy Vitti, hai detto c'è cioè Barone, c'era Barone, Olofi, c'era Ivalotti, poi tutti i ragazzi magari, però questi ti sto parlando dei senatori, di quelli più grandi, che se ci penso però loro non erano tanto, cioè erano più grandi ma non erano vecchi, no, li vedevo, però se io avevo 21 anni, quindi non li vedevo chissà quanto più grandi di me, però avevano un'esperienza alle spalle e tanti consigli che mi hanno dato in quel momento mi hanno fatto crescere, cioè anche lo stare a tavola, per dirti, mi ha insegnato, perché sai, io ero abbastanza ruspante, quindi cioè, bisogna dirlo, cioè. Quindi credo che l'intelligenza delle persone è capire, guardare, osservare le persone che hai vicino, se non hai avuto altri insegnamenti precedentemente, no? E quindi in quel momento io ho avuto la fortuna di avere persone di livello e mi hanno insegnato e mi hanno accompagnato tanti, ancora oggi ti dico la verità, quando penso a determinate cose
che mi hanno dato e mi hanno fatto crescere. Sì, guarda, io la ricordo con molto affetto quella promozione, anche perché ti ho fatto da raccatapalle e vi facevo da raccatapalle in quell'annata lì. L'ho fatta l'anno prima con Bortolo Mutti e l'anno con Perotti. Arriviamo appunto l'anno dopo che si arriva in Serie A. Perotti dice per problemi familiari di non rimanere a Verona, arriva Gigi Cagni e ti vede protagonista te in Serie A, caro Teo. Sì, lì, anche lì diciamo che dovevo essere il secondo, perché all'inizio c'è cioè, ritornato Attilio, quindi persona divertentissima, quindi poi uno spasso, e diciamo che anche perché considero che vivo con Attilio, avevo fatto già dei tanti ritiri precedentemente, perché prima di entrare in prima squadra ero stato in ritiro con il corsetto, da primavera andavo in ritiro con la prima squadra, quindi mi allenavo con lui e tutto. Quindi il rapporto è sempre stato molto diretto, lui è molto, come ti ho detto, simpatico. Io dovevo fare il secondo, infatti inizia Attilio Gregori a giocare, e diciamo che lì la mia fortuna è stata Cagni. Cagni perché e il non comportarsi nella dovuta maniera di Attilio, E di Attilio, giocare di Gregori, diciamo, cioè proprio non si prendevano, non c'era figlio, che sei. Diciamo che Cagni era molto un generale, cioè voleva far. Era il suo credo e tutti dovevano andare dietro il suo credo. Per un ragazzo giovane è più facile, per Attilio che aveva già una carriera importante alle spalle, non lo è stato. E questo scontro mi ha portato, questo arriviamo alla fortuna che ti dicevo prima, che serve per diventare poi e arrivare a centrare degli obiettivi. In quel momento lì ho avuto la fortuna di avere un allenatore che ha fatto da parte il portiere titolare e mi ha fatto giocare. che E dopo lì poi è arrivò al stata. Milan anche, giusto? Poi è andato via, sì, perché poi non potevano proprio andare d'accordo, cioè non c'era. Lì dopo non c'era, non solo non c'era più il feeling, ma poteva scoppiare qualcosa di spogliatoi. E anche la società ha fatto una decisione saggia di mandare via Attilio e di far arrivare Gianducci. Persona meravigliosa, persona fantastica, ancora oggi è uno dei miei ex compagni, diciamo pochi. Perché non è che mi sento tanti, però lui è uno di quelli che non settimanalmente, però ci si sente e infatti poi voglio dire, la carriera che sta facendo anche da secondo di Allegri mi riempie proprio di soddisfazione per lui, perché se lo merita. Perché in quell'anno là ho capito veramente lo spessore umano poi che c'era nella persona. Quindi è arrivato lui e io ho continuato a giocare, purtroppo. Siamo retrocessi, cioè io ho fatto discretamente bene, diciamo, e sono arrivato alla fine dell'anno che, avendo un anno solo di contratto, perché allora mi avevano fatto l'anno, quando sono tornato dalla Massese, mi avevano fatto 2 anni, 3 anni di contratto, e avendo un anno solo di contratto, sai, io avevo fatto una richiesta che sembrava per loro altissima, invece a me sembrava bassa, e loro me l'hanno fatto un'altra ancora più bassa, e lì ho lasciato malvolentieri i tifosi del Verona, dell'Hellas. Soprattutto quello. Soprattutto quello, sì, soprattutto quello, ma soprattutto per tornando alla problematica che ti dicevo prima, il confronto giornaliero, da quando mi stavo a fare la colazione, era un confronto che ti faceva sembrare di pesarti, ma era quello che mi dava vita. Quindi cioè, il continuo confrontarmi, il continuo cercare di, ma anche perché sai, poi lì io ero convinto che c'era un percorso da poter fare, perché sai, con una tifoseria così, cioè, non è che puoi pensare, può esserci dei momenti di difficoltà, ma io ero convinto che si potesse andare su subito facendo le cose fatte per bene. E invece poi sai, lì te l'ho detto, errore mio, errore loro, ci siamo divisi. Certo, che effetto ti fa invece trovarti ancora in campo colui che insomma è visto da vicino e con cui hai vinto davvero tanto come Gigi Buffon? Posso dire, quello è, cioè lui può fare È quello che l'anno, vuole, è talmente forte che può fare quello che vuole. Ti dico anche un'altra cosa, lo può fare perché è la Juve, perché certo. se giocasse, che ne so, nell'Empoli probabilmente non potrebbe fare quello che fa, bisogna essere sinceri, Vero, vero. però la sua dimostrazione di professionalità, di attaccamento allo sport che ama, perché lui lo fa. Togliamoci che magari c'è stato un periodo che tutti quanti pensavano lo facessero per i record, sicuramente i record erano importanti per lui, però è perché ama quello che sta facendo e Assolutamente. ama lo stare nello spogliatoio, perché sai, fare il calciatore non è solo giocare,
Cioè, fare calciatore, bisogna sempre ricordarsi che vivi in un ambiente da quando sei piccolo, ti confronti in un certo modo e che è stupendo. Infatti io, guarda, ho sentito 2 giorni fa Cannavaro e Ferrara in una trasmissione che di Montemagno, sempre in internet, e proprio quello che diceva Ferrara era questo: non mi manca giocare, mi manca lo spogliatoio, se deve essere, perché il confronto con gli altri ragazzi, l'aiutare gli altri ragazzi più giovani, perché dopo sei più su vai, più gli altri diventi un punto di riferimento. Quindi la seconda famiglia, Matteo, lo spogliatoio, c'è poco da fare. È normale, poi sai ancora di più quando tu sei da tanti anni in una squadra, in una società. Se ne considera che Buffon togli adesso, ma era 20 quante gare, adesso non so, non conteggiati di preciso. Io sono andato via nel 2000 da Parma, e lui è andato via anche nel 2001, quindi consideriamo 19 anni. E quindi cioè, ti senti proprio come a casa tua, e quindi lui è proprio legato al mondo calcio, proprio ed è quello che secondo me lo porta a fare quello che sta facendo. Poi non tocchiamo il discorso tecnico, perché sappiamo, cioè, voglio dire, davanti a tutti quello che è stato, quello che è, insomma. Ascolta, da Veronese a Veronese, una persona che purtroppo nel mondo del calcio non c'è più, ma ha insegnato a tanti cosa volesse dire essere avanti dal punto di vista tecnico-tattico, parlo di un allenatore in questo caso, guarda la foto. Ho visto. Cioè, ma come è possibile che Alberto Malesani non sia nel mondo del calcio, secondo te? Allora, forse te l'avevo già detto l'altra volta. Per me Malesani, e lo dirò, l'ho detto tanto, ma lo continuerò a dire, ma non perché della mia città, però è l'allenatore più completo che io abbia visto. Nel senso, perché lui curava la difesa e curava l'attacco, curava tutto quello che c'era da fare, lui lo sapeva fare, aveva un'intelligenza calcistica da quel punto di vista lì, tattica incredibile. Purtroppo sono convinto che certi suoi atteggiamenti in quel momento del calcio, certo, perché voglio dire, adesso se tu guardi Klopp, in certi momenti lo fa anche lui. E come? Mourinho, idem. In quel momento che si stava vivendo, cioè, lui ha pagato le sue esternazioni, ha pagato il suo modo di vivere il calcio, che è il suo modo di vivere, ma non capisco perché bisogna condannare una persona che va a esultare quando segna, perché il tifoso, cioè, vai contro i tuoi tifosi, per quale motivo? Purtroppo, sai, tante volte il calcio c'è quella ipocrisia che ti porta che bisogna far finta che tutti quanti devono essere uguali, tutti quanti devono comportarsi la stessa maniera, tutti quanti devono dire le stesse cose, perché questo era quello che succedeva adesso, ancora adesso, perché insomma sentiamo a guardare le interviste che tu fai. Cioè, pochissimi ragazzi hanno, ma non perché non hanno le capacità, ma perché non possono. No, sono pilotati. Cioè, vero. D'altronde sei costretto a dare delle informazioni. Guarda, io mi ricorderò sempre quando la mia prima intervista da tifoso, da giocatore dell'Hellas, che ho detto determinate cose e mi hanno ripreso immediatamente, mi hanno detto: tu queste cose non le puoi dire. Ma come non potevi dire, che ne so, magari ho degli aneddoti che mi ricorderò per sempre, Bologna-Piacenza, abbiamo vinto, quindi fatto benissimo e tutto, però nonostante tutto c'erano delle situazioni, aspetta che mio figlio mi sta dicendo una cosa. Vai. Luca, vai. Scusami, e questo, in questa partita c'erano 3 situazioni di calcio di rigore che il Bologna lamentava, mi hanno messo, quindi siccome io mi hanno giudicato come migliore in campo, sono andato su in sala stampa, mi hanno messo davanti alle 3 immagini, a una ti posso dire di no, a 2 ti posso dire di no, ma la terza, dove il mio compagno schiaccia la palla, non posso dire, e tu considera che in quel momento là il mio allenatore e la mia società mi ha richiamato perché ho detto che non dovevo dire che quello era calcio di rigore. E ho detto, cioè, a un certo punto, allora non mandatemi sala stampa. Questo per farti capire, sì. Che, tornando a Malesani, cioè, lui diceva le cose che sentiva, lui diceva le cose che provava e non potevi farlo. Sono convinto di questa cosa. E anche, aggiungo 6 cose, Teo, che anche i social purtroppo gli hanno dato forse il colpo di grazia.
Ecco, allora, quello che è cresciuto a livello di conoscenza di ragazzi, perché per dirti, mio figlio che ha 20 anni ha conosciuto Malesani non per quello che ha fatto nel calcio, ma per quello che hanno montato nei social, per quello che ha detto nei social, quindi la notorietà è cresciuta in un certo modo. Il problema è che ha perso quello che sapeva fare, perché voglio dire, ti ripeto, uno dei più forti e più preparati allenatori che abbia avuto. Ora, Matteo, siamo ormai da E ne ho quasi avuti, scusami, e io li ho avuti quelli bravi, perché cioè, io ti parlo, cioè, andiamo a scalare, c'è cioè, il De Neri, che anche lui era un genio della tattica, un Guidolin, un Ancelotti, cioè, voglio dire, ho avuto per un mese Sacchi, quindi pensa. ho avuto ho avuto anche questa fortuna di capire in un mese perché, voglio dire, Sacchi ha cambiato il calcio in Italia, perché l'intensità che dava Sacchi era incredibile. Quindi posso dirlo perché ho avuto il novellino di turno che Toccato con praticamente, mano, cosa volessi sì, dire? non è che ho avuto allenatori top così, cioè, ho avuto allenatori che sapevano il loro conto, insomma. Assolutamente. Guarda, Teo, io prima di salutarti e ringraziarti, veramente è stata una bellissima chiacchierata e sono convinto che anche chi ci ha seguito, sono in tanti, credimi, che ci hanno guardato, si sono molto divertiti. Io adesso ti faccio vedere, anzi, la faccio vedere, ma tu non sai neanche che ti avvicini, la faccio vedere più che altro perché ci sta guardando da casa. In Sì. pratica, c'è nella storia ultracentenaria del Verona, ci sono ovviamente dei momenti topici, come può essere lo scudetto che tu hai vissuto anche da spettatore insieme ai tuoi genitori, e ci sono anche dei punti molto deludenti. E tu, in uno di questi, sei stato protagonista, eri dall'altra parte del campo, parliamo del 5 maggio 2002. Ovvero quel maledetto Piacenza-Verona 3-0. Guarda, Quando per tanti mesi non tornavo più nella mia città. ci credo, caro, ci credo. Guarda, c'è questa immagine di Zaki che blocca Bomber Hübner, quell'anno lì, 24 gol il tuo Dario, con Leo Colucci dietro, noi maglia giallo e blu, voi maglia rosso, insomma 3-0, lei la Sverona retrocede con 39 punti in Serie B. Una bestemmia, perché non è mai successo una cosa del genere. Ecco, da veronese, tu come hai vissuto quella partita? Che poi cosa voleva dire? Piacenza in Serie A, Verona in Serie B. Allora, ti cerco di riassumere velocemente. Considera che l'anno prima io giocavo a Parma. Dovevo giocare la finale di Coppa Italia perché Buffon me l'aveva concessa, era quella che mi concedeva. Ho avuto la sfortuna che la penultima partita era Parma-Verona e Ok. l'ultima partita, scusami, sì, Parma-Verona, l'ultima partita era Roma-Verona. Di conseguenza io, cioè quelle due partite lì dovevo giocare per prepararmi alla finale. Certo. Ulivieri mi dice: guarda, io non posso farti giocare una partita Parma-Verona dove il Verona può retrocedere. Se tu mi fai, perché purtroppo subentra anche questo, cioè, il tifoso può pensare involontariamente, io posso, sono un essere umano, faccio una cagata, scusa il termine, vengo, l'ha fatto perché è tifoso del Verona, perché tutti sanno che io sono tifoso del Verona, sa che sono di Verona. A Roma stessa cosa, c'era cioè l'ultima che la Roma si giocava lo scudetto, quindi è andata malissimo. Quindi gioco solo la finale di Coppa Italia, dopo 6 mesi che non gioco, cioè è andata anche bene, però l'abbiamo persa, però vabbè, avrei preferito giocare. Arriva l'anno successivo, l'ultima di campionato, Piacenza Verona. Tu provi a immaginare cosa provavo io. Vabbè. Vabbè, Nel senso che lì io ero il titolare e di certo. conseguenza non c'era possibilità che mi dicessero no, non giochi, a meno che non mi facessi male, capito? Però non era nella mia etica e quindi ho vissuto, ti assicuro, ma non una settimana, erano 2 settimane perché sapevo che arrivavamo all'ultima partita e ci si giocava tutto o dentro o fuori. E lì, devo essere sincero, c'è stato un momento che ho detto io mi faccio fuori da solo, perché se per caso cioè, vengo a livello mediatico, e poi invece a un certo punto ho preso la decisione, ho detto scusa un attimo, andrà come deve andare, io ci metto tutto quello che la passione che ho. I miei amici tifosi capiranno che cioè, se io perdo retrocedo io a un certo punto, cioè non è che posso e andrò incontro a tutto quello che dovrò andare incontro perché dopo sei questo è quello che è successo. Però devo essere sincero, è successo ma senza mai esasperazioni,
quello che ti dicevo prima, c'è sempre stato, io quando ho fatto mesi che non sono più tornato, perché a me piace tornare a Verona, lasciare stare adesso, ma anche allora io venivo, tornavo dai miei amici, quindi i miei amici erano, cioè mi prendevano in giro, con altri che tu sai benissimo che il tifoso del Verona, non vedi che è tifoso del Verona, ma è tifoso dell'Hellas. Punto. Quindi se tu sei un ristorante, cioè, chiaramente o la scala o il mastino, qualcuno ce l'ha. No? Quindi tante volte mi trovavo ad alzarmi da un ristorante, andavo in bagno, una persona ben distinta che non avresti mai pensato e mi fa, però l'hai fatta grossa, Però è sempre stato, diciamo, non siamo mai arrivati a delle situazioni. Non c'è sconfinato, diciamo. Certo. No, abbiamo sempre parlato e poi alla fine l'intelligenza delle persone, anche il tifoso capisce che voglio dire, cioè io non è che potevo pensare di retrocedere per salvare la mia squadra del cuore. Assolutamente. Però è stata veramente dura, veramente dura, ti dico la verità. Anche perché, sai, io consideravo il Verona, infatti il girone d'andata, voglio dire, aveva la possibilità tranquillamente di andare in Coppa UEFA, però il Verona aveva uno squadrone, poi la carriera che ha fatto tutti quei giocatori lì l'hanno dimostrato, e nello stesso tempo anche noi avevamo una squadra, perché cioè, la Serie A di allora c'erano i campioni tra le sette squadre, ma le altre squadre avevano giocatori veramente di grandissima qualità. Tu hai fatto l'esempio, Hubner è stato capocannoniere. Ah, sì, io in squadra avevo Mattuzalem, cioè avevo il giocatore Di Francesco, avevo una squadra veramente forte. Quindi ci siamo scontrati con due squadre forti, è andata bene noi perché loro ormai erano andati mentalmente proprio. No, assolutamente, guarda lì. E chissà oggi, sai chi ho ospite stasera? Il tuo collega di quella partita lì. Ferron? Già. No. Allora, Ferron me lo devi tanto salutare, perché considera che è stato il mio allenatore di portiere a Modena ultimi due anni della mia carriera. Quindi Matteo, te la guardi alle ore 18 diretta con Fabrizio Ferron. Comunque me lo guardo, perché ritorniamo a quello che dicevi tra prima, cioè l'aspetto umano delle persone. Lì stiamo parlando di una persona fantastica, un portiere. Cioè che la gente magari non si ricorda Ferron, stiamo parlando di uno dei portieri più forti che c'erano, anche perché allora portieri c'erano tanti forti, italiani. quindi stiamo parlando di qualità, e però un uomo meraviglioso, guarda, mi ha dato la possibilità di giocare due anni, di allenarmi quel sorriso per due anni, quindi salutamelo tanto. Sarà fatto. Teo, prima di salutarti ti vorrei chiedere: cosa ne pensi di Marco Silvestri? Intanto continuano a scrivermi e guarda il ben che non si bagna. Perché quello qua. È epico. Cosa mi dici invece di Marco Silvestri? Parlando di portieri italiani, Verona ha la fortuna di avere di proprietà appunto Marco, che si è dimostrato più volte decisivo quest'anno. Allora, non solo, cioè io torno anche indietro, il Verona si era portato anche Gollini, ricordiamoci anche questo. Quindi tornando al discorso che facevate prima, che ha sempre avuto portieri di qualità. Cioè io rimarco anche il buon Rafael, perché a me mi ha sempre fatto impazzire come giocatore e come ragazzo. Io non l'ho mai conosciuto benissimo, però per come lo vedevo, proprio una persona educata, questo è fantastico. E per quanto riguarda Silvestri, tra l'altro lanciato da Ferron, cioè perché mi parlava, io non l'ho conosciuto, ma quando io sono arrivato a Modena lui è andato via, è andato al Chievo, a settore regionale del Chievo, e me ne parlava proprio come una forza della natura. Lo sto imparando quest'anno, cioè fino a quando si potevano vedere le partite. E mi piace molto perché mi ha confermato quello che mi diceva Ferron ormai lontani 8 anni fa. Però con delle doti, oltre di forza della natura, delle doti di rapidità e anche di senso di posizione, quindi mi piace molto. Chiaramente le prestazioni che lui ha fatto secondo me sono state di altissimo livello, infatti l'Hellas tante partite ha portato a casa il risultato anche grazie al suo portiere. Poi vedo che i compagni si fidano di lui, cioè questa è la cosa più bella di quando tu hai un portiere così alle spalle. Assolutamente. Guarda, speriamo bene, caro Matteo. Io, che dire, grazie, perché guarda, 1:34 di chiacchierata e mi bene. È volata. A me è volata. Anche a me, spero ti sia divertito.
Io ti ricordo... anche ai nostri ascoltatori. No, ma guarda, i messaggi sono numerosissimi, di conseguenza tanti appunto ricordano il famoso coro, ma soprattutto tanti aneddoti legati alla tua persona, e questo ti deve fare davvero piacere, perché hai seminato e raccogliendo, giustamente, Teo. Ti ringrazio, e chiaramente, tornando al discorso di prima, se ci faranno andare allo stadio, altrimenti aspetteremo. Ah, vedremo che cosa succederà, e portare sempre avanti questa passione che tu stai facendo, che ho capito sei stato bravo con questa tecnologia, che mai avrei pensato di poter collegarmi così velocemente, perché due o tre giorni fa un mio amico mi ha detto: dai, collegati che facciamo gli esercizi. Cioè, praticamente gli esercizi non li ho fatti, perché ci ho messo quasi mezz'ora per fare, quindi la lezione era già passata. Tu complimenti, e forza Hellas, chiaramente. Sempre, Teo. Grazie, Teo, davvero. Gentilissimo, buona giornata, e speriamo di vederci presto. Facciamo le dita. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, Teo, grazie. Ciao, ciao. Veramente simpaticissimo, Matteo Guardalbene, protagonista oggi di questo avvio di settimana, ma oggi facciamo un lunedì da numeri uno, perché... l'avete sentito prima, per chi non l'ha sentito, questa sera avrò il piacere di avere ospite su Instagram alle ore 18 un altro ex portiere dell'Hellas Verona, Fabrizio Ferron. Quindi, cari amici di Hellas Live, per chi avrà tempo, e come dico sempre, soprattutto voglia, vi invito a collegarvi alle ore 18 sul profilo Instagram di Hellas Live, dove potrete anche interagire direttamente con l'ex numero uno dell'Hellas Verona. Io, che dire, vi ringrazio, mai fatto una diretta così lunga, ma di chiacchiere con Matteo ne abbiamo fatte a profusione, lui che ha dimostrato di avere veramente un'ottima dialettica, di essere un bravissimo ragazzo e, come tanti di noi, ha il sangue di colore giallo-blu che scorre nelle vene, grandissimo tifoso dell'Hellas, lui che è stato per anni vice del portiere più forte del mondo, ovvero Gigi Buffon. Qui a Verona è cresciuto, ragazzo cresciuto a Novara, avete sentito tutta la sua cronostoria, di conseguenza davvero, cari amici della Live, io vi abbraccio virtualmente, vi auguro un buon pranzo, visto che oramai è scoccata già abbondantemente mezzogiorno, quindi più di voi adesso si appresteranno anche a preparare giustamente il pranzo. Vi ricordo, ore 18, sul profilo Instagram di Hellas Live, in diretta ci sarà Fabrizio Ferron. Grazie ancora a voi tutti, e come sempre, forza Hellas! Ciao!